Siete mai capitati nel suggestivo borgo di Ronciglione? Un luogo incantevole con poco più di 8.000 abitanti, situato nella pittoresca provincia di Viterbo. Sorge su una rupe tufacea e, grazie alla sua particolare posizione geografica, offre un paesaggio suggestivo tra le alture meridionali dei Monti Cimini e il Lago di Vico, circondato dai Monti Venere e Fogliano. Ronciglione, un nome che evoca storia antica come le radici di un maestoso albero. Dicono che gli Etruschi, in tempi ormai dimenticati, avessero fatto di questa terra il loro rifugio. Poi, come un racconto di strade sterrate e carovane romane, la città era lì, con un pizzico di strategia, tra la via Cassia Cimina e la via Cassia Clodia. Immaginate un castrum romano, un punto di controllo lungo il percorso, dove si mescolavano commercio e avventura. Ora spostiamoci su qualcosa di davvero speciale: il Duomo. Un edificio imponente, un'opera d'arte in pietra e spirito, dedicato a Pietro e Caterina. Nel lontano 1671, sotto la regia creativa di Rainaldi, il Duomo prese forma, come un quadro che prende vita su una tela. All'interno si nasconde un tesoro d'arte, con un altare che cattura l'occhio con marmi colorati e una pala dipinta da Giuseppe Ghezzi, raffigurante la Madonna del Rosario. Come dimenticare il trittico di Gabriele di Francesco, con il Santo Salvatore che sembra sorridere sull'altare destro. Infine c'è la rocca, meglio conosciuta come i Torrioni. Un'imponente struttura medievale che sorgeva come una sentinella di Ronciglione. Nel corso dei secoli cambiò padroni più spesso di un mazzo di carte durante una partita di poker, dalla famiglia Anguillara ai Della Rovere, fino ai Farnese. Tutti diedero il loro tocco a questa rocca. E l'aspetto? Una torre centrale circolare e quattro torri agli angoli, che le conferiscono il soprannome affettuoso di i Torrioni. Papa Paolo III Farnese pensò bene di unire Ronciglione a Castro, come un matrimonio reale tra città. La famiglia Farnese aveva il controllo di un regno che comprendeva Ronciglione, Castro, Parma e Piacenza. Sembravano essere i padroni del mondo, finché i debiti non bussarono alla porta. Ma non temete, arrivò Papa Urbano VIII con una risoluzione ecclesiastica. È tempo di restituire Ronciglione e Castro al loro proprietario originale. Così Ronciglione ritornò sotto l'ala protettrice dei papi. Nel 1728 arrivò Papa Benedetto XIII con un decreto. Ronciglione, la tua bellezza è incantevole. Ora sei ufficialmente una città. Durante questo periodo il nuovo Duomo fu completato e palazzi e attività crebbero come funghi dopo la pioggia. Poi la Rivoluzione francese giunse come un tornado, scuotendo Ronciglione e la sua storia. Cercarono di tenere a distanza le truppe francesi, ma alla fine furono traditi, abbandonati e persino saccheggiati dal generale Voltaire, come un finale esplosivo di fuochi d'artificio nel caldo luglio 1799. Ora, cari amici, dopo aver esplorato il Duomo in ogni dettaglio e passeggiato per le stradine accoglienti di Ronciglione, potete prendere l'auto e in appena 10 minuti ritrovarvi sulle rive del Lago di Vico. Qui potete immergervi nelle sue acque fresche, come in un abbraccio rinfrescante, oppure fare un picnic. Quale modo migliore per concludere questa avventura?